Che però da un paio d'anni a questa parte le condizioni atmosferiche danno una mano agli organizzatori del concorso romano. Infatti, se ben ricordo, l'anno scorso ci fu soltanto un mezzo pomeriggio di pioggia. Quest'anno i due giorni previsti di maltempo sembrano essere stati superati. Intanto esce con quattro penalità dalla doppia gabbia il cavaliere brasiliano, che ha affrontato tutti gli ostacoli a un ritmo piuttosto sostenuto, direi. Bene sul fosso, non è la riviera classica, mano sinistra verso il muro che immette all'Oxer barriere. C'è penalità, 8 punti di penalità per Heartbreaker Jotter, escluso dal barrage. Ora dovremmo vedere un cavaliere olandese, abbiamo ancora qualche minuto a disposizione prima dell'interruzione per derby, dato che il percorso base si sta protraendo e sono molti i cavalli qualificati del barrage. E visto che il TG3 deve ancora mandare in onda, credo, un servizio sul football americano, io direi che dopo l'edizione di derby si possa mandare in onda proprio quel servizio, in modo da poter seguire poi la conclusione di questa gara, speriamo entro le ore 19. Claudio, sì. Sarebbe interessante saperne qualche cosa di più su quel ritiro di Nuti, perché indubbiamente ci deve essere, metterebbe conto di fare una piccola inchiestina, perché poi ci offrirebbe la possibilità di parlarne un po' di più per spiegare come gli umori dei cavalieri siano molto vicini a quelli degli schermidori. Certo, hanno sempre i nervi a fior di pelle, soprattutto quelli dei cavalli, che possono essere disturbati da niente. Addirittura, però, si ritira il cavaliere, non ricordo il cavallo. Che Adam era infastidito a morte dai moscerini e quindi aveva un finimento protettivo proprio per ovviare l'inconveniente. E dunque pare che quando sono iniziate le note della banda, richieste peraltro per fare un favore a noi in telecronaca diretta per rendere più teatrale questo inizio di collegamento, abbiano infastidito il cavaliere, che si è ritirato. Quindi a nome della RAI, che sta comunque dando un servizio credo importante a questo concorso, chiedo anche scusa. Non aveva sbagliato, no, infatti, perché non aveva neppure iniziato. No, aveva iniziato, mi pare che avesse fatto un paio di salti e poi dopo ha deciso di ritirarsi. Vero peccato. Chiediamo umilmente scusa e nei prossimi giorni inviterò Nuti alla nostra postazione, sperando che un personaggio cordiale e validissimo nel mondo dell'equitazione come lui dimentichi questo episodio che non gli ha permesso di iniziare il concorso ippico romano nel migliore dei modi, cosa che invece è successa a Francesco Bussu, ve lo ricordo, vincitore del premio delle Azalee, la categoria a tempo che tradizionalmente apre le ostilità per l'Olanda. Stiamo vedendo Jan Tops su Dorin, vediamo se è in tempo consentito. Il percorso netto 90-89, c'è una penalizzazione per l'infrazione di tempo, dovrebbe essere un quarto di penalità, così è infatti per un quarto di penalità non si qualifica per il barrage. Ed ora attenzione, è la volta di un cavaliere francese, Hervé Godignon, in sella Moëchandon Le Belletier, molto importante, l'abbiamo visto diverse volte impegnato qui a Roma. Saluta, si toglie il cap, saluta la giuria. Cavaliere di Francia. Ecco Orlandi, un giudizio su questo cavaliere che insieme a Rosier, a Robert, a Durand ha fatto un po' l'ossatura recente di questa sempre temibilissima squadra transalpina.
Ma è un cavaliere che è estremamente efficace e particolarmente adatto, da quello che ci sta dimostrando, adatto a montare cavalli piccoli. Ricordo che anni fa aveva una famosa cavalla Elettra 2 che aveva entusiasmato molto Piazza di Siena, ed eccolo che lo vediamo ancora adesso su un piccolo cavallo che interpreta in una maniera fantastica. L'abbiamo visto ancora recentissimamente al concorso di Cervia conseguire una vittoria che sembrava quasi impossibile. Vittorio, parliamo un po' del parco cavalli a disposizione dei nostri cavalieri. È una situazione un po' delicata perché ci sono venuti a mancare Jasil, Ampedumi, Joyeux d'Or e per ultima anche Rosa, la cavalla di Arioldi. Come siamo messi? Eh sì, purtroppo sembra che le avversità continuano a piovere su di noi. Sta di fatto comunque che c'è un gruppo di cavalli che purtroppo ogni cavaliere ne ha uno solo, pochissimi, forse tutti ne ha a disposizione due per gare importanti, tutti gli altri ne hanno uno solo. Direi che comunque hanno conseguito una buona preparazione, stati fatti vari concorsi in precedenza a questo, che hanno permesso di arrivare con una buona preparazione. Infatti i risultati direi che lo stanno abbastanza confermando. Purtroppo, ecco, non abbiamo delle vedette eccelse, però compenso credo che abbiamo un gruppo di un 7-8 cavalli abbastanza importante. Intanto abbiamo in qualche modo bruciato, come si dice, il cavaliere francese Codignon, è a quota 4 penalità, escluso dal barrage, conclude in 84-85 la sua fatica. Intanto abbiamo ancora qualche minuto a disposizione, poi tocca a Derby. Io approfitterei di questi due minuti che ci restano per riepilogare la situazione del premio Comune di Roma assessorato allo sport. Velocissimamente i cavalieri che si sono qualificati fino a questo momento per il barrage: Jean-Claude Vangenberg, Belgio, poi Jeff McVean con due cavalli, primo Whisper Grey per l'Australia, poi Nelson Pessoa Brasile, Moët Chandon La Salle, quindi per il Belgio Rivo Terme, Alessand Bordeaux Chambron, poi per l'Olanda Marcel Dufour Olympic Simply Magic, per l'Italia Filippo Moyerson Las di San Patrignano, per la Francia Hubert Bourdi Mogar EF, per l'Olanda Albert Forn Optier Burs Ricarda, quindi per l'Australia l'altro cavallo di Jeff McVean Valeur, per la Gran Bretagna il grande David Broom, poi ancora un inglese Nick Skelton su Apollo, per la Svizzera Thomas Fuchs su Dinner's Dollar Girl, per il Brasile Nelson Pessoa Moe Imperial, per l'Italia Diego De Riu Tipa de Pomier, quindi ancora un italiano Natale Chiaudani su Litige, e poi Evelyn Blayton per il Belgio in sella ad Aspro Joe. Ora è in campo per la Gran Bretagna Joe Turi in sella Country Classic Kruger. Al termine di questo percorso restituiremo la linea a Ivana Vaccari e a Derby. La squadra inglese si presenta molto agguerrita a questo concorso, tra l'altro ha rispolverato una vecchia gloria, quel David Broom, capace di partecipare da protagonista a ben 4 Olimpiadi, certamente non della stessa levatura questo Joe Turi, che comunque non ha ancora commesso errori, e col tempo di 83-76 si qualifica per il momento. È tutto, a risentirci più tardi. La linea allo studio. Il tuo ambiente. Sì, torniamo soprattutto tra le azalee, vedi, sono promettenti qui alle nostre spalle. Eh? Bene, allora sentiamo da Claudio Icardi, vedo bandiere, collegamento approntato. A te Claudio, dovrebbe avere inizio tra poco il barrage. Esatto, per quanto riguarda questo premio Comune di Roma, dobbiamo ancora vedere 4 binomi, si tratta di... scusate, 3, perché Stefano Carli ha appena concluso la sua fatica. Si tratta di Juan Carlos Garcia in campo ora,
in sella a Buenos Aires per la Colombia, poi Massimiliano Baroni su Lisù Blinois e quindi Juan Antonio De Witt per la Spagna su Matinal. Fino a questo momento sono 24 i cavalieri che si sono qualificati per il barrage. Rispetto al precedente collegamento avevamo lasciato Joe Turi al suo percorso netto, si sono qualificati per l'Italia Uberto Lupinetti su King's High, poi per la Germania Kurt Gravemeier su Wembley, quindi la Svizzera Heidi Robbiani in sella Special Envoy, poi per l'Olanda Dion Van Grusen su Expo Softon e ancora per il Belgio Evelyn Blaton su Alvin Ass, a seguire per l'Olanda Jan Tops su Monterrey, per la Svizzera Philippe Gerda in sella a Lanciano Quinto. Ora per la Colombia Juan Carlos Garcia in sella a Buenos Aires. Claudio? Sì, dimmi Fulvio. Ho sentito citare Heidi Robbiani, la grande amazzone elvetica, ma quest'anno non avrà la sua Jessica. Ce l'ha. Jessica è ecco, viva questa... e vegeta, l'abbiamo vista anche in carne. Ah, benissimo. Ha partecipato già a una prova in questa giornata d'esordio, è ancora lontana dalla condizione ottimale, però è certamente una saltatrice su cui la amazzone elvetica può fare affidamento. Jessica Quinta, una cavalla che ha permesso ad Heidi Robbiani di salire sul podio a Los Angeles, vedo che sei informatissimo Fulvio, si tratta di uno d'altronde dei binomi più classici dell'equitazione internazionale. Non si qualifica per il barrage Buenos Aires, ora è la volta di Massimiliano Baroni per l'Italia in sella a Lisù Blinois. Massimiliano Baroni ha 25 anni, è nato a Pisa, ha trascorso un periodo piuttosto lungo in Germania presso le scuderie di Paul Schockemöhle. Nell'83 si è imposto nel campionato italiano Young Riders, prima trasferta in squadra ufficiale per l'Italia nell'84 in Polonia. Seguiamo Massimiliano Baroni e sella Lisù Blinois. Un breve flashback che concerne quello che è successo in mattinata, il premio delle Azalee categoria a tempo è stato vinto dall'italiano Francesco Bussu in sella Fideuram Royal Sun, percorso netto in 57-84 davanti a Philippe Rosier Francia, Franck-Cosette Malaisan 58-42, poi ancora Francesco Bussu su Fideram Jack Anthony 58-43. Al quarto posto l'olandese Albert Voorn in sella Wembley. Ancora netto il percorso di Massimiliano Baroni, che si avvia ad affrontare la parte conclusiva di un tracciato tutto sommato abbordabile. Sono 24 fino a questo momento i binomi che parteciperanno al barrage. Baroni studia attentamente l'ultimo ostacolo che è un verticale, lo supera nel tempo consentito 84-17, è il 25esimo cavaliere qualificato per il barrage. Questo percorso base verrà completato dallo spagnolo Juan Antonio De Witt in sella a Matinal. Un altro ospite a fianco a me, parleremo un po' con lui al termine di questo percorso. D'altronde passeranno 6-7 minuti prima che venga approntato il tracciato per il barrage, al quale, ripeto, sono per ora qualificati 25 cavalli. Claudio? Sì, dimmi. Potremmo forse approfittare di questo breve intervallo, a meno che tu non debba parlare subito col tuo ospite. Sì, per fare cosa? No, per
spiegare un po' anche al pubblico dei meno avvertiti che tradizionalmente i concorsi ippici si dividono in tre categorie, che sono la categoria barrage, la categoria a tempo e la categoria di potenza. Sì, poi facciamo c'è anche della informazione elementare, perché chi conosce gli avvertiti sanno tutto, ma sai che ci sono tanti ragazzi che forse è la prima volta che vedono queste cose. Certo, allora diciamo allora che categorie a tempo, a parità di penalità, classifica il tempo impiegato. Nelle categorie a barrage, i cavalieri che sono ex aequo in quanto la penalità disputano una prova supplementare detta barrage su un percorso ricavato da quello originario. Vi ricordo che per quanto riguarda questo premio comune di Roma, il barrage sarà effettuato sul primo ostacolo, sul numero 8, sul secondo e terzo elemento della doppia gabbia, sul numero 3, sul primo elemento della gabbia, sul ostacolo conclusivo, il verticale. Di cui vengono incrementate via via le difficoltà, insomma. Intanto seguiamo quello che potrebbe essere il 26esimo qualificato per il barrage, così è infatti percorso netto per Juan Antonio De Witt, Spagna, in sella a Matinale. Dunque 26 binomi qualificati per il barrage, e a questo punto temo che dovendo chiudere il collegamento alle 18.55 sarà difficile mostrarvi la fine, perché 26 cavalli necessitano certamente di almeno un'ora, facendo previsioni rose per completare le loro fatiche. Comunque Fulvio, possiamo continuare il discorso con l'ospite che ho accanto a me. Infatti qui vicino c'è Alberto Giubilo, collega illustre, per me un maestro, che ha avuto la fortuna. Ciao Alberto. Per noi tutti un maestro. Ecco, lo muniamo di cuffia se possibile. Ecco il nostro tecnico che gli offre la cuffia. 49, 50, una cuffia che però 53, non è possibile 56, utilizzare, quindi 69, girerò io le eventuali 53, domande dello studio. Per ora gira i nostri saluti. Intanto di prima Ivana i saluti da Ivana Vaccari e Fulvio Stinchelli, che sono in studio. Naturalmente Alberto Contacabbia. Allora Alberto, tu hai avuto la fortuna di commentare la vittoria di Ambassador e Graziano Mancinelli a Monaco. Quanto è lontano Ambassador? Rimangono, sai, quei fatti che entrano nella leggenda, secondo me, perché effettivamente io non dimenticherò mai quello stadio di Riem, dove quasi, diciamo così, a sorpresa, parliamoci francamente, noi sapevamo che questo cavallo era stato comprato perché era piaciuto molto a Graziano, però era un cavallo arrivato alle Olimpiadi ancora con qualche punto interrogativo, e non dimenticherò mai, proprio al barrage, quello che assegnava la medaglia d'oro, Graziano Mancinelli fare il netto e Amour su Salm, cavallo inglese stupendo, sbagliare a un ostacolo stupido, una balaustra in bianco e marrone che non aveva sbagliato nessuno. E lì abbiamo preso la medaglia d'oro e siamo entrati, ripeto, ancora una volta nella leggenda. Io ricordo anche che qui da Piazza di Siena ho parlato in televisione per la vittoria di Raimondo D'Inzeo con Posillipo nel 1960, quindi, e poi sempre di Raimondo D'Inzeo ho parlato lo stesso anno da Cabianca del Lido di Venezia per la vittoria della sua Goran Girl nel mondiale di equitazione, quindi è stato un anno veramente da ricordare. Ecco, insieme ad Alberto abbiamo ripercorso alcune tappe fondamentali per la nostra equitazione. La mia domanda però, Alberto, voleva un po' fare il paragone fra quella che era la condizione dei nostri cavalieri, dei nostri cavalli allora, e quella che è la condizione attuale. L'Allanovo, la capo-equipe responsabile del settore salto ostacoli italiano, ha apprezzato la definizione di un'equitazione italiana malata, in convalescenza, però con ottime prospettive di guarigione. Tu cosa ne pensi? Ma io spero che sia così. Effettivamente il fondo dovremmo averlo toccato, perché peggio di come siamo andati negli ultimi due anni non era mai successo. Non essere ammessi alla seconda manche di una Coppa delle Nazioni per l'Italia è qualcosa che fa raggrinzare la pelle, insomma. Però è successo. Adesso si comincia a vedere qualche cosa. Non più tardi di 10 minuti fa abbiamo visto fare un percorso netto a quelli su Blinois, che era diventato proprio la pietra dello scandalo nei confronti della federazione che l'aveva comprato, e
possiamo dire anche giustamente in rapporto al valore ritenuto, ad altissimo prezzo, e che invece finora non aveva fatto niente. Oggi con Massimiliano Baroni ha fatto un percorso netto, lo rivedremo al barrage, speriamo che possa diventare quel grande cavallo di punta della nostra equitazione nel salto d'ostacoli, secondo le speranze e le aspettative dei tecnici federali. Andiamo a vedere quali sono i binomi italiani qualificati per il barrage. Accanto al già citato Massimiliano Baroni in sella Lisù Blinois, troviamo Uberto Lupinetti con King's Hike, poi Natale Chiaudani con Litige, poi Diego De Riu, Tipa de Pommier, e ancora Filippo Moyerson su Fideuram Las de Chambaudière. Dunque una presenza confortante anche in questo barrage. Ricordiamo che il concorso ippico romano è iniziato nel migliore dei modi con la vittoria di Francesco Bussu nel premio delle Azalee. Intanto è in campo il primo cavaliere che partecipa al barrage. Fulvio, se hai qualche domanda da rivolgere ad Alberto. No, per il momento no, comunque tienilo sotto pressione. Lo teniamo sotto pressione, lo costringiamo a un lavoro straordinario. Allora, per gli appassionati sì di equitazione ma anche di Formula 1 è in campo Piquet, Jean-Claude Vangenberg per il Belgio, un sauro di modello imponente, molto duttile, ottimo saltatore. Una piegata a mano sinistra un po' problematica, bene sui due elementi di quella che originariamente era una doppia gabbia. C'è errore al verticale con balaustre e barriere su colonne romane, un errore ripetuto immediatamente all'oxer in bianco e nero. Per il barrage il tempo massimo è 48 secondi, 36 e 96. Wipwell, Francis e 18. Francis e 18. 8 penalità per il binomio in campo del Gatto 7, Whisper Grey, che ora secondo Scaletta sarà seguito dall'australiano Jeff McVean con Whisper Grey. Un cavallo di mantello grigio che abbiamo già visto all'opera diverse volte a Piazza di Siena. Jeff McVean ha 34 anni, vive in Inghilterra, anche perché così ha la possibilità di partecipare al maggior numero di concorsi possibili. Quinto alle Controolimpiadi di Rotterdam nel 1980, ha partecipato ai Mondiali di Dublino nell'82 e ai Giochi Olimpici di Los Angeles nell'84. Settimo nella finale della Coppa del Mondo dell'86. Quattro penalità, un solo errore dunque per il cavaliere australiano in sella Whisper Grey. Per ora capeggia la classifica provvisoria. In campo ora Nelson Pessoa, Brasile. Moët Chandon Lassalle, 22. Alberto Giubilo ha qualcosa da dire su questo cavallo che l'ha probabilmente colpito favorevolmente. Mi ha impressionato negli internazionali di Sicilia, Catania e Palermo, è veramente un fuoriclasse la sala. Adesso vediamo quello che farà. Nelson Pessoa, un monumento per l'equitazione mondiale, oltretutto fino a poco tempo fa e credo tuttora un beniamino del pubblico femminile,
è nato il 16 dicembre del 1935, rappresentante di lusso della vecchia guardia, vive ormai stabilmente in Europa. C'è un errore, 4 penalità per il cavaliere brasiliano. D'altronde avete visto con quale ritmo abbia affrontato la gara. Vi ricordo che in caso di parità di penalità anche al barrage la classifica è stilata in base al tempo. Nelson Pessoa ha vinto il campionato d'Europa nel 1966 e questa è la perla di una impareggiabile. 4 penalità nel tempo di 35-79 è al secondo posto della classifica provvisoria Nelson Pessoa. Claudio? Sì, dimmi Fulvio. Chiedi a, e chiedo a te, ma chiedo anche a Alberto, il cavallo di Pessoa è certamente un grande cavallo, ha enormi mezzi, però sembrava un pochino avanti alla mano, ci capiamo, insomma, il cavallo sembrava che avesse una grande